just the way it goes. Bentornati in onda con Ascanio Celestini, che di recente si è dato anche al cinema, ha fatto un film La pecora nera che è stato in concorso con successo al Festival del Cinema di Venezia, in cui lei interpretava il protagonista, che è un uomo dimenticato da anni in un ospedale psichiatrico. Tutto anche in questo caso, tutto nasce, parte da un'indagine reale sugli ospedali psichiatrici. A un certo punto il protagonista dice questa frase che mi sono segnata: i cancelli servono a proteggere il manicomio serve a proteggere i matti, ma i matti a cosa servono? Allora le chiedo, a cosa servono invece gli artisti? E perché questa non è che matti artisti hanno qualche link? Sì, no, sicuramente sì. E gli artisti servono a tante cose. Prima cosa sono dei lavoratori, no? Quando si chiede un consiglio per i giovani attori, un consiglio per i giovani musicisti, io dico sempre fatevi pagare, perché è un lavoro. Okay. E nessuno, e quando un operaio... lavora gratis, cioè un operaio non lavora gratis, quando un lavoratore lavora gratis è un crumiro, sta rubando il lavoro ad un altro che invece dovrebbe essere pagato, per cui fatevi pagare. Per prima cosa, insomma, l'artista è un lavoratore. Anche nel suo caso i genitori dicevano, ma che lavoro fai? Perché l'artista, c'è sempre il genitore che dice, ma che mestiere, fai un mestiere, fai qualcosa. Sì, a un certo punto mi ha detto mia madre. Non venga riconosciuto come mestiere reale. Mi ha detto, ma insomma, c'è tanta gente che fa teatro in parrocchia, così, per divertimento. Insomma, esatto, perché tu un hobby. Prenditi una laurea, che nel caso specifico era in lettere, per cui era una cosa abbastanza, cioè poco, non sarebbe stata una laurea che mi avrebbe portato chissà quale lavoro. Insomma redditizio, no, ma a parte questo, l'artista produce immaginario, produce, e non nel senso di immaginazione, cioè quello che mi passa per la testa, ma strumenti per muoversi nella realtà e non soltanto nella realtà. Peraltro, insomma, la produzione artistica è la vera grande industria italiana, insomma, da oltre due millenni. Cioè, però un paradosso in quello che stai dicendo, cioè la narrazione, il bisogno di narrazione, dici, nasce quando si afferma la TV moderna, la TV commerciale, la TV a colori in Italia, però è anche vero che poi questa televisione, che era l'antitesi, lo strumento di partenza del vostro lavoro, poi ha avuto bisogno di voi. Il caso più clamoroso è stato il Vaillant di Paolini. Sì. Paolini fino a quel momento era un attore che apprezzatissimo dalla critica, ma che riempiva faticosamente le sale di piccoli teatri dentro la capitale, e poi improvvisamente arriva un grande pubblico, tocca le vette dei milioni di ascolto e diventa uno status symbol in qualche modo. Ha influenzato anche la vostra produzione di una generazione più giovane? Ma dunque, io vedevo gli spettacoli di Marco prima nel Vaillant, quando vidi il Vaillant in teatro, prima di vederlo in televisione, mi colpì molto, perché mi sembrava un lavoro diverso da quello che faceva normalmente lui, quello che aveva fatto sugli album. Credo che prima del Vaillant ne avesse fatti un paio di questi spettacoli, poi divennero quattro album, è un lavoro che poi fece successivamente. Perché colpiva? Mi colpiva perché era brechtiano, perché era il teatro didattico di Brecht, c'era pure la lavagna addirittura, insomma, cioè, spiegava, lavorava su un avvenimento, mentre normalmente nel suo lavoro c'era molto scrittura e molto corpo, che è poi quello che normalmente, diciamo, non è cercato da, per esempio, da Travaglio, da Saviano, che non stanno in scena col corpo. Non c'è un lavoro sul corpo, sulla fisicità. Poi, io in realtà utilizzo molto poco il corpo, però utilizzo molto l'immobilità. Per loro è molto più importante il contenuto. Ecco, Travaglio addirittura legge. Addirittura legge, sì. Potrebbe vediamo un frammento. Un frammento però di un, non di Vaillant, neanche dei Tigi, ma dei Miserabili, grande spettacolo, peraltro andato in onda proprio sulla 7, un pezzettino molto molto bello, guardate. Diciamo questo, io sono uno lento a capire le cose, però a un certo punto mi sono accorto di una cosa strana, che in Italia chiudevano le fabbriche e aprivano i solarium. Ho detto, ma vabbè, saremo tutti disoccupati ma abbronzati. C'era una domanda di abbronzatura mostruosa. E io mi sono chiesto stupidamente con cosa paghiamo il solarium. Non avevo capito niente di economia. Perché la ricchezza non contava più, non dipendeva più dalla quantità di tondini di ferro che riuscivi a produrre. No, perché scusa, se il Messico, il Brasile o la Cina li fanno a minor prezzo dei tuoi, tu li metti dentro uno di queste scatole e li compri da loro. Il consumatore ci guadagna. Ho capito, ma la ricchezza si misura in altro modo. E come? Coi servizi, cioè, non so, contando il tempo che passa tra un taglio di capelli e l'altro. Lo so.
Se è per me siamo rovinati. Ma è cambiato tutto. È cambiato il lavoro in conseguenza. Prima ti ricordi com'era? Fisso. Uno per tutta la vita. Quanta nostalgia di quello fisso. Era triste. Come fare le vacanze sempre nello stesso posto. Quando in Italia ti hanno dato l'opportunità di cambiare, hanno aperto le agenzie di lavoro interinale. Poi diventate di somministrazione lavoro. C'è stata un'ondata di entusiasmo in giro da rincoglionimento post caduta muro di Berlino. Senti le bollicine, generazione liquida, multitasking, se capisci l'onda ti adegui, scatti. Ma se ti segano a una certa età è più dura, si chiama riposizionamento di carriera. Se sei venuto su in una repubblica fondata sul lavoro, ti tocca far riduzione del danno qua dentro. Angelino, al telefono, corri! Angelino, sono 6 mesi che ti hanno lasciato a casa, ti sei chiuso in una vita che è monotona e noiosa, sempre lì sopra il divano il tuo mondo si è ristretto, come fossi un inquilino e neanche tanto bene accetto. Ciao mia moglie, che le stufa di vedermi ciondolare, un po' impegnato, non sa più cosa inventare, il soggiorno, la camera da letto, ho pulito la cantina, ho stirato il gabinetto. Io lo faccio volentieri, però a dir la verità, quando lavoravo in fabbrica faticavo la metà. Maria Maria, è dura. E allora, da un monologo all'altro, da Marco Paolini ad Ascanio Celestini, che ci dona qualcosa anche stasera. I poveri erano così poveri che presero la loro fame, la misero in bottiglia e se la andarono a vendere. Se la comprarono i ricchi che nella vita avevano mangiato di tutto, dal caviale ripieno all'osso buco di culo di cane allo spiedo. Però la fame dei poveri in bocca non gli era passata mai. Così allora i ricchi tirarono fuori i soldi, la pagarono bene e i poveri gliela vendettero e per un po' tirarono avanti. Ma poi i poveri tornarono ad essere poveri. Allora presero la loro sete, la misero in bottiglia e se la andarono a vendere. Se la comprarono i ricchi che nella vita avevano bevuto di tutto, dal Brunello al Tavernello. Però la sete dei poveri non l'avevano bevuta mai. Così allora i ricchi tirarono fuori i soldi, la pagarono bene, i poveri gliela vendettero e per un po' tirarono avanti. Ma poi i poveri tornarono ad essere poveri. Allora i poveri presero la loro rabbia, che di rabbia i poveri ce n'avevano tanta, la misero in bottiglia e se la andarono a vendere. Se la comprarono i ricchi, che pure i ricchi nella vita erano stati arrabbiati, ma erano arrabbiature da ricchi, dove parcheggio il SUV, dove parcheggio il SUV di mia moglie, dove parcheggio il SUV del cane. Però la rabbia proprio dei poveri non l'avevano provata mai, così allora i ricchi tirarono fuori i soldi, se la comprarono, la pagarono bene, i poveri gliela vendettero per un po' tirarono avanti, ma poi i poveri tornarono ad essere poveri. Allora i poveri si vendettero la meraviglia, la naturale insubordinazione, le parole, la violenza, la musica, si vendettero tutta la loro cultura. E intanto i ricchi accumulavano e nelle cantine dei ricchi si ammucchiavano bottiglie su bottiglie accanto ai baroli, barili, muffiti, muffati, passiti, passati, muschiati, si ammucchiavano bottiglie dove c'era tutta la cultura dei poveri. In quelle bottiglie c'era la rabbia dei poveri, dai sanculotti fino ai braccianti pugliesi degli anni 50, 60, fino ai braccianti degli anni 80, dell'Agropontino, i Pummarò, ai braccianti da adesso, no? I rumeni che precipitano dai ponteggi nei cantieri. In quelle bottiglie c'era tutta la cultura dei poveri, in quelle bottiglie c'era l'orgoglio dei poveri, degli operai del 43 e del 44 che fermarono i nazisti in fabbrica, fino agli operai dell'aristocrazia operaia, agli operai del 1970 dello statuto dei lavoratori, fino ai lavoratori da adesso, che magari non sono operai o comunque sono precari, però magari in orgoglio c'erano lo stesso. In quelle bottiglie c'era tutta la cultura dei poveri, in quelle bottiglie c'era la meraviglia dei poveri, dei disgraziati, dei zapatisti che arrivarono a piedi o sul somaro quel giorno di marzo di qualche anno fa a Città del Messico. In quelle bottiglie, nelle cantine dei ricchi, c'era tutta la cultura dei poveri, la cultura che i poveri si erano venduta di generazione in generazione. Quando i poveri tornarono ad essere poveri, presero la loro povertà, la misero in bottiglia e se ne andarono a vendere. Curiosamente se la comprarono i ricchi che per essere veramente ricchi dovevano possedere anche la miseria dei miseri. I poveri gliela vendettero e per un po' tirarono avanti, ma poi i poveri tornarono ad essere inesorabilmente poveri. Allora i poveri, ormai più neanche padroni della propria povertà, i poveri si armarono. E non di coltello e forchetta, bensì di fucili e pistole, perché la rivoluzione non è un pranzo di gala, la rivoluzione è un atto di violenza. Armati, i poveri andarono al palazzo del Podestà. Il Podestà si chiuse dentro, barricato. Il Podestà era terrorizzato. Vide i poveri che arrivarono, che erano armati, ma non facevano niente, perché senza la rabbia, senza la fame, senza la sete, senza l'orgoglio, senza la coscienza di classe non si fa la rivoluzione. Allora il Podestà capì,
Andò in cantina e prese una bottiglia, una sola di tutte le bottiglie che aveva accumulato lui, suo padre, suo nonno. In quella bottiglia c'era la libertà di quei poveri che stavano lì. Prese questa libertà e gliela riportò, gliela riconsegnò. I poveri adesso, se avevano la libertà, ci potevano fare una passeggiata, una canzonetta, un partito, ma non ci fecero niente, perché la libertà da sola non serve a niente. Allora il podestà capì, si cercò nelle tasche, trovò un pacchetto di caramelle alla menta e le regalò ai poveri. E i poveri tornarono ad essere liberi, liberi di succhiare mentine. Ecco, meraviglioso. Bravissimo. Riprendi posto. Torno. Questo dei poveri, no, mi ricorda anche il monologo che ci fece all'inizio di questa serie estiva in onda, che dava un quadro dell'Italia, paese assolutamente paralizzato, terrorizzato da qualunque tipo di movimento, cambiamento possibile. È un po' pessimista, l'Italia di oggi è davvero così? Ecco, per esempio questo qua è anche rispetto al frammento del monologo di Marco. Ecco, penso anche questo è il diverso, la diversa, se vuoi, missione, insomma, una parola grossa, comunque intento del teatro. Ecco, io non penso di raccontare qualcosa che accade, né mi interessa essere ottimista o pessimista, insomma. Io voglio raccontare una storia che per me è importante. Allora se racconto una tragedia piuttosto che una barzelletta, però credo che attraverso quella storia ci sia la possibilità di affacciarsi proprio ad una finestra e vedere poi oltre la finestra. Poi quello che sta oltre la finestra non riguarda più me, insomma, come scrittore o come teatrante, come cittadino. Quanta differenza, nessun ruolo pedagogico, quanta differenza c'è? No, anzi. Quanta differenza c'è fra la poetica di Paolini, in cui tu paghi un credito, e la poetica che ti sei costruito, la lingua dei gesti, del corpo? Dici lavoro sulla fissità per quel che riguarda il corpo, e però è un linguaggio, ma la tua parola, il tuo ritmo, il tuo modo di raccontare per Anacoluti, Anastrofi, Andate e ritorno, come nasce? Ma credo che nel lavoro, cioè nel mio lavoro... c'è soprattutto alla base una sorta di ricerca antropologica. Poi la mia finalità non è quella dell'antropologo, non sto ricostruendo un tessuto culturale, insomma, o un accadimento sedimentato nella memoria. Ma appunto, poi la mia finalità è ascoltare una storia e o riraccontare quella, o raccontarne una a partire da quella là. Però questa è pura invenzione, l'apologo dei poveri che vendono tutti i loro bisogni è un altro genere ancora, no? I racconti in fila indiana. Lei dice, non voglio, insomma, raccontare la realtà. Adesso io ho letto il suo libro, l'ultimo, Io cammino in fila indiana, uno dei racconti è il racconto di un paese nel quale ci sono due partiti che si fronteggiano e poi si alleano, toni corrotto, toni mafioso, c'è una quasi opposizione che invece sta in un circolo privato in via della corruzione a bere scotch, a giocare a bridge. Allora mi domando, tutto questo non è in realtà una metafora della realtà, al punto che quando lei l'ha messo in scena, mi sembra, parla con me, c'è qualcuno che si è indignato, sì, davvero, si è arrabbiato. Insomma, perché pensava che quando parlasse il mafioso parlasse di lui, insomma, evidentemente si deve lui spiegare le cose. È maiuscola, no. Berlusconi, diciamo. Sì, no. Il Consiglio si è arrabbiato. Figuriamoci. Quindi forse non ce la vedrà lei la realtà, ma la vedono gli altri. Diciamo che dal nostro paese si possono pescare molte storie, insomma. Ma io credo che sia il potere, come ce l'abbiamo oggi davanti ai nostri occhi, che purtroppo somiglia così tanto al potere, quello appunto dei sovrani che gestiscono, delle favole cattive, insomma, dei racconti di paura. Sono loro che somigliano a quel modello. Io quel modello lo tengo come riferimento. Però lei l'ha detto esplicitamente, no? Siamo in un paese in cui è nato un colpo di Stato, l'ho letto in una sua intervista, che non è stato fatto con le armi, ma è fatto secondo il piano di rinascita democratica della P2. L'ho detto io, ma se dice continuamente, lo dice Gelli, insomma, l'ha detto Licio Gelli, che hanno fatto tutto quello che lui aveva scritto, effettivamente, poi rileggendo tante cose coincidono. Continuiamo il nostro viaggio e il nostro gioco, adesso vediamo un frammento importante di un monologo di Roberto Saviano e poi forse ci racconterai un po' da dietro le quinte che cosa vedi tu in questo tipo di narrazione. Saviano del Fu, vieni via con me, che adesso invece è sulla 7.